dico un po' più di delicatezza, cioè, ho sbagliato, però devo dire che tu sempre questo pezzetto qua suoni questo, questa parte che non è, tiro, sa solo questo, lui sa solo questo pezzettino qua. E poi comunque è Johann Sebastian Bach. Sì, vabbè, Johann Sebastian, chi dai, dai Johann Sebastian. Pinco è lui, è quello che suona il violino. Palla, che sono io, è quella che legge Amori e Scandali. Amori e Scandali. Pinco e Palla, quando non suonano il violino e non leggono Amori e Scandali, fanno le cose che a Milano fanno un po' tutte le coppie. Vanno in ufficio, controllano Facebook, tornano a casa, accendono la televisione, postano un selfie su Instagram, vanno a letto, controllano Facebook, i like del selfie che hanno postato prima su Instagram, e così fino al sabato. I due si guardano, si parlano, discutono, ma siccome hanno paura a parlare di loro stessi, parlano di Milano. E siccome a cercare di cambiare Milano bisogna faticare almeno quanto cambiare se stessi, decidono di fuggire. Andiamo via, dicono. Andiamo via. Andiamo via da questa città, ma prima scriviamolo su Facebook. Adesso sono in campagna. Che bella la campagna, quanta umanità. E poi in paese sono tutti così gentili, soprattutto con Palla sono molto gentili. C'è il Giuseppe, per esempio, no? L'ortolano. Non sarà un genio, ma ha degli occhi e soprattutto dei bicipiti. Ci vediamo sotto l'albero di mele, fa Giuseppe a Palla. Domani pomeriggio alle 3:30. Pomeriggio del giorno dopo. Sono le 3. Pinco, muoviti, muoviti, finisci di suonare l'ultima nota, perché dobbiamo andare a cogliere le mele. Salgo prima io, dice Palla. Va bene, non ci penso. Ma stai attento, Che bello stare in campagna, è meraviglioso, pensa Palla per un attimo tra i rami. Ma è giusto un attimo. Guardando in basso incomincia a gridare. Ma scusa, cosa stai facendo? Sull'albero, ma non guarderemo più giù, perché l'albero sfregato ma dà degli ottimi frutti, è solo guardare giù che è pericoloso. E così i due continuarono a cogliere mele, e ne colsero così tante che a un certo punto questa normalissima coppia decise di tornare verso Milano. Trovarono, nelle storie succede, nella realtà meno, un bellissimo posto vicino alla Martesana, Casa Berra si chiama, con un bel giardino, e in mezzo trapiantarono il melo.